Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video, un video di pulizie. Anzi, prima di tutto augurissimi a tutte quante voi per il nuovo anno. Questo è un video sulle mie pulizie, diciamo, del dopo feste. Qua parto sempre dalla cucina perché non riesco a vedere i fuochi sporchi. Quindi comincio a pulire un po' di qua, un po' di là. Scusatemi ragazze per la voce nasale, ma sono influenzata al massimo. Comunque qua adesso pulisco i fuochi con il mio Smack cucina, con cui mi trovo benissimo, con la mia solita spugnetta gialla della Spontex. Do anche una veloce pulita ai fuochi, anche se non ha molto senso perché stasera dovrò di nuovo cucinare, quindi stasera farò, diciamo, una pulizia un po' più profonda. Il mio immancabile Rio Melaceto per lucidare il piano cottura, il lavello, quello che è d'acciaio, diciamo, e lo vado a passare con un panno di quelli in lattice che ho trovato al mercato. Qua vado ad insaponare con del semplice sapone per i piatti tutto il lavandino, perché se c'è una cosa che odio vedere sporca o piena di cose è proprio il lavello. Quindi lo insapono per bene, poi lo risciacquo con un panno e ritorno di nuovo pulito e splendente. Continuiamo le nostre pulizie in bagno. Vado a togliere tutto quello che c'ho intorno perché dopo dovrò fare una pulizia un po' più profonda, che dopo poi vedrete. Qua vi mostro il V5 alla candeggina sgrassatore per pulire il bagno della Lidl, con cui mi trovo molto bene, anche se sa proprio di candeggina, quindi lo utilizzo per le pulizie, diciamo, più strong. Se non vi piace la candeggina, lasciate perdere. Poi nel water vado a mettere questo della Duck, che ha un odore buonissimo, però la colorazione è di un viola scuro, quindi se non state attente macchia al WC. Infatti non lo ricomprerò più per questo motivo.
Adesso passo ai vetri e utilizzo sempre il mio Crystal, con cui mi trovo veramente veramente benissimo, infatti ve lo straconsiglio, poi lo vedrete anche nel corso del video. Questo è un prodotto dell'Ajax con cui mi trovo da Dio per il momento. Qua avevo deciso di fare una pulizia un po' più profonda anche per quanto riguarda la doccia e vado ad utilizzare la mia scopa a vapore della Black & Decker, che spesso mi chiedete, vedete spesso che la uso per i pavimenti, ma non vi ho mai fatto vedere altri modi per utilizzarla. Questo è uno tra quelli. Pulisco tutte le piastrelle della doccia, le vado diciamo a igienizzare, perché a volte si crea quella muffetta creata anche dai saponi, dalla schiuma, quindi vado a pulire tutto con questo accessorio. Io ho la 17 in 1 ed ho anche questo accessorio incluso. È un guanto dove si infila la mano e appunto le pulizie diventano molto molto pratiche senza l'uso di detergenti. Qua vi mostro l'altro pezzo che invece userò per pulire i vetri sempre della doccia, prima col pannetto in microfibra e poi senza pannetto in microfibra, per andare a togliere le gocce come se fosse un tergivetro. Adesso qua vado a riempire il secchio che uso per lavare i pavimenti con l'acqua e con del semplice detergente che ora vi mostro. Adesso sto usando questo della Felce Azzurra, che ha un profumo veramente fresco, è un lavapavimenti ed è un multiuso con cui mi trovo benissimo. Vado a mettere il panno che avevo appunto già lavato, lo vado a mettere nel bastone e adesso vedete cosa combino. Ovviamente ragazze, io ho due panni, uno lo utilizzo solo per questo uso qua e uno solo per i pavimenti, che poi ovviamente vanno in lavatrice, si lavano, diventano igienizzati, si possono riutilizzare per qualsiasi cosa. Mi trovo benissimo perché mi semplifica tantissimo la pulizia del bagno, perché con un gesto pulisco tutte le piastrelle, anche perché avendole quasi al soffitto, se dovessi usare la scopa a vapore mi verrebbe molto scomodo, perché comunque peserebbe e sarei scomoda. Invece così mi trovo da Dio, ve lo straconsiglio, provate anche voi. E mi piace questa modalità diciamo di pulizia delle piastrelle, soprattutto perché questo bastone si gira a 360 gradi, quindi come vedete adesso lo vado a passare anche nelle parti verticali in un gesto solo, senza dovermi abbassare, piegarlo e chissà cos'altro fare. Qua ci troviamo in camera e utilizzo sempre il mio mangiapolvere dell'Emulsio con cui mi trovo benissimo. Vado a togliere la polvere un po' in giro e vado a togliere soprattutto la polvere nella testata del letto. La mia è bianca, in ecopelle, si riempie tantissimo di polvere, io non so la vostra, ma io tutti i giorni la devo togliere, non so come mai, non so se sono i termosifoni, il calore, non lo so, comunque la devo sempre fare tutti i giorni. E adesso vi lascio alla pulizia della camera.
ragazze, qua vedete che utilizzo la scopa a vapore per pulire il tappeto della cucina perché sono, diciamo, molto legata a questo tappeto, mi piace tantissimo e ho paura che si rovini in lavatrice anche perché l'ho messo una volta sola e si è piegato tutto. Quindi adesso ho trovato questa modalità di pulizia, ci passo direttamente sopra la scopa a vapore e ritorna pulito, igienizzato e splendente. Adesso continuiamo con la pulizia dei pavimenti. Ragazze, vado fuori a prendere il tappeto che appunto ho messo in balcone per far prendere un po' d'aria. Rimetto la camera un po' tutta a posto. Poi vado a spruzzare sul tappeto questo detergente della Colf, è un elimina odori igienizzante che ha un profumo buonissimo e non so, mi piace quando finisco di fare le pulizie spruzzare questi prodotti. Non poteva mancare la pulizia della lavatrice perché quella del bagno è stata abbastanza profonda e non poteva mancare la lavatrice. Vado ad utilizzare questo prodotto della Sole, dove all'interno ci sono due confezioni che potete utilizzare due volte. Qua vi faccio un po' leggere quello che c'è scritto dietro. Qua la confezione dice di mettere un po' di detergente in una spugna e di pulire tutto il cassetto dove va il detersivo ammorbidente, quindi andrò a fare così. Qua vi mostro lo sporco che c'è all'interno della lavatrice, anzi della gomma, della guarnizione dell'oblò. Veramente la faccio sovente, ma non so perché si sporca così. Faccio la stessa cosa che ho fatto con il cassetto dei detersivi, vado a mettere un po' di questo detergente e vado a togliere, diciamo, il più grosso, poi il resto del lavoro lo fa appunto il prodotto. Poi aziono un ciclo di lavaggio a 60 gradi come mi riporta la scatola, ovviamente con la lavatrice vuota, e faccio partire. Se poi non dovesse funzionare questo prodotto, la scatola dice di ripetere il passaggio con la seconda dose. Qua ragazze ci dedichiamo adesso totalmente al salotto perché voglio andarlo a pulire in modo un po' più profondo, diciamo dietro i mobili, i posti, diciamo, dove non si pulisce tutti i giorni, diciamo così. Ovviamente non può mancare la pulizia del divano, qua vi mostro la spazzola della Dyson che utilizzo per il divano, questa è una cosa che faccio quotidianamente perché non sembra, ma il divano si sporca facilmente, quindi vado a pulire tutto il divano con questo accessorio della Dyson. Va
vado a pulire il tavolino che ho davanti al divano in salotto, che è di vetro, sempre col mio Ajax. E poi, anche se sono da sola, vado a spostare il divano e tutto quello che c'ho intorno, perché voglio andare a pulire dietro il divano dove si accumula sempre tantissima polvere. Adesso ve la faccio vedere. Vado ad aspirarla sempre con il Dyson. Come vedrete, vado a pulire tutto il bordino, diciamo, del battiscopa, dove si forma tantissima polvere, con il beccuccio lungo sempre del Dyson, con cui mi trovo benissimo. Qua vedete la polvere che ho tolto, che uno non direbbe mai. Qua ragazze mi vedete pulire la parte dietro del divano, come ho fatto in quella davanti, perché appunto non spostando il divano tutti i giorni si ferma la polvere anche lì, essendo un divano in tessuto. Qua ragazzi mi vedete lavare il pavimento sempre con la scopa a vapore, qua mi vedete lavare solo il pezzo di divano diciamo dietro, quello che non si pulisce tutti i giorni. Adesso poi, appena lo faccio asciugare, rimetto di nuovo il divano al proprio posto e continuo con il resto del salotto. Qua ragazzi mi vedete anche smontare, diciamo, il pezzo di penisola del divano, perché anche lì è un pezzo che, diciamo, se non viene tolto tutti i giorni si ferma la polvere, e comunque anche il divano stesso ha bisogno di essere pulito nei posti in cui magari non ci andiamo tutti i giorni. Quindi lo smonto anche in questo pezzo e poi pulisco e lavo anche il pezzo che, diciamo, viene occupato dalla penisola. Ora ragazze, con questo panno che vi faccio vedere nel video, che ho acquistato dai cinesi, ho pagato veramente pochissimo sul 2 euro, vado a spurciarci sopra il mio mangiapolvere e poi vado a dare una passata a questo lampadario odioso, scomodissimo da pulire, che infatti vi strasconsiglio, perché è veramente una palla, se passatemi il termine, da pulire, perché ci impieghi veramente tanto tempo.
Qua ragazze, dopo aver tolto tutto al di sopra del mobile, vado a spostare anche questo per pulire dietro e pulire anche il mobile stesso, perché si forma anche lì tantissima polvere, ma penso che sia normalissimo. Anche qua la stessa cosa che ho fatto dietro al divano, vado a pulire con il Dyson e poi vado a lavare il pavimento in questo pezzo. Poi una volta asciutto rimetto il mobile al suo posto. Qua ragazzi mi vedete spostare l'albero di Natale, perché comunque anche lì dietro va pulito. Io lì dietro oltretutto queste mensoline di vetro che hanno bisogno di essere spolverate e pulite, quindi ho spostato l'albero, pulisco anche qui e vi devo dire la verità, strano ma l'albero mi ha già stufato, non vedo l'ora di smontarlo perché mi ha rotto. Strana come cosa, ma quest'anno è così. Adesso finisco di pulire il pavimento che rimane, quindi aspirarlo e lavarlo con la scopa a vapore. Adesso poi vi mostro il panno in che condizioni è dopo queste pulizie, ma ovviamente lo butterò in lavatrice e lo disinfetterò. Finalmente abbiamo finito tutte le pulizie, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Vi ho voluto mostrare come utilizzo il Dyson e la scopa a vapore anche in altri utilizzi. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video.